L'informazione flash. Flash news. Questo è un giardino curatissimo, molto bello. È stato praticamente trasformato completamente da quello che era prima. Vi ricordate, c'erano dei pini molto alti, sono risultati pericolosi, quindi sono stati asportati. È stata fatta una nuova piantumazione e in questo momento diciamo che si presenta con delle gradinate, un palco dove possono essere realizzati spettacoli, presentazioni di libri, insomma qualsiasi tipo di evento. Ricordo che l'abbiamo realizzato grazie a dei fondi sull'accessibilità. Infatti presenta un percorso che può essere fruito anche da persone che hanno difficoltà motorie e è anche descritto con delle tabelle dove ci sono delle indicazioni scritte in braille, quindi per le persone ipovedenti. Pensiamo che sia un ulteriore tassello che andiamo a riempire e dotiamo Carpegna di un'ulteriore infrastruttura utile a tutti i cittadini e anche ai turisti che verranno a Carpegna. Vi invito a visitarlo perché è molto molto bello. E trattarlo bene, aggiunge Guido. E voglio ringraziare coloro che hanno lavorato a questo giardino. Per primo il nostro architetto comunale Andrea Brisigotti, che ha fatto un grande lavoro di coordinamento. Poi ringrazio i due progettisti, Jacopo Rosmundi e Alessia Romani. E ringrazio chiaramente chi ci ha lavorato materialmente, cioè l'impresa Salucci. C'è qua Jacopo, sì. No, Davide, c'è qua Davide. Jacopo dov'è? Okay. Ecco Jacopo, perfetto, progettista. Ringrazio anche Berardi Impianti Elettrici, che si è occupato appunto di tutta l'illuminazione. E ringrazio Valerio Germano di Green Service, che si è occupato invece dell'impianto di irrigazione e della semina del prato del manto erboso. Due inaugurazioni oggi, abbiamo pensato proprio di farle in questa giornata per dare l'idea della fruibilità di questi due posti che io ritengo strategici. Giardino di Mezzanotte e struttura delle scuole elementari sono il cuore di Carpegna. Noi in queste due strutture ci possiamo permettere di fare tutto, praticamente tutto. Questa struttura qua è una struttura che oltre ad essere utilizzata dalla scuola per attività scolastiche, ricreazione, ginnastica all'aperto, qui possono fare veramente tutto, può essere utilizzata per intrattenere gli ospiti che abbiamo d'estate, quindi tutti quei turisti che vengono a Carpegna e che vogliono divertirsi e passare il loro tempo a Carpegna. Quindi qua possiamo fare tutti i tipi di spettacoli, di eventi, mercatini di Natale, mercatini estivi, qualsiasi tipo di cosa. Il giardino di Mezzanotte è invece un luogo più riservato, un luogo più intimo, se mi permetti il termine, un luogo dove si possono fare cose più discrete, ma è di una bellezza unica e quindi sarà utilizzato anche quello al meglio e sarà fruito da tutta la cittadinanza di Carpegna. E sono due opere importanti che lasciamo dopo questi 5 anni di mandato, insieme a tante altre che sono state realizzate. Sono particolarmente fiero però veramente di queste due. Possiamo dire che Carpegna cambia volto ma mantiene sempre le sue radici, perché comunque la struttura c'era già, il parco c'era già, ma ci proietta verso il futuro con queste bellissime strutture. E hai detto benissimo, c'erano già, sono state però migliorate e si va veramente verso il futuro. Sono d'accordo con quello che hai detto, perché il nostro mandato è stato sulla strada delle amministrazioni precedenti.
sapete come Angelo Francioni per me è sempre stato un punto di riferimento e lo è tuttora, e abbiamo seguito alcune delle sue indicazioni. Il giardino di mezzanotte era praticamente già stato ideato dall'altra amministrazione, ci sono stati dei tempi lunghi di realizzazione, ma non del nostro giardino ma di tutti i PIL in generale, anzi il nostro è il primo che viene inaugurato, quindi abbiamo fatto veramente un bel lavoro nell'ottica appunto della continuità ma anche del rinnovamento, e questo si vede anche nella prossima lista che verrà candidata alle elezioni, dove ci sono quattro giovanissimi. Possiamo concludere così invece dicendo che le strutture sono a Carpegna, ma non solo per i carpegnoli, perché diciamo così chiudiamo con condivisione. Sempre, sempre, condivisione e accoglienza, non solo per i carpegnoli, ma per tutti quelli che vengono a Carpegna, per quelli che comunque considerano Carpegna un punto di riferimento nella provincia di Pesaro e nel Montefeltro. Non so se vi ricordate i giardini qualche anno fa, era un luogo che era utilizzatissimo, ma ecco, dove non c'era la cura che c'è invece in questo momento, con le aiuole, con i fiori. Vi ricordate c'era un tendone bianco che tra l'altro d'inverno doveva essere per forza smontato, non poteva essere utilizzato. Ora c'è questa bellissima struttura, che è stata progettata dall'architetto Travagli di Massata Petria, dallo studio Travagli, e il progetto strutturale invece dell'ingegner Claudio Ceresini. Io ringrazio entrambi perché hanno fatto un lavoro veramente, veramente bello, e abbiamo, grazie a questo progetto, abbiamo dotato il paese di una ulteriore struttura, quasi 300 metri quadrati coperti, che può essere utilizzata sia in estate, come veniva utilizzato anche l'altro, ma anche in inverno. Questa struttura, anche architettonicamente, vedete, è stata alleggerita perché è una struttura imponente, perché comunque ci sono delle regole di costruzione che indicavano questo tipo di travi, questo tipo di traverse, eccetera. Con queste reti che sono state posizionate all'esterno, danno alleggerita e danno ripreso tra l'altro gli archi del fronte della scuola elementare e anche quelli che sono dell'hotel Ulisse. Quindi diciamo che si cala nel territorio nel miglior modo possibile. Qua può essere fatto di tutto, possono essere fatti, vi ricordate i famosi gruppo del giovedì, possono essere fatti concerti, manifestazioni, mercatini di Natale, si ipotizzava la pista di pattinaggio di ghiaccio, ecco, insomma qua può essere fatto veramente di tutto. Ricordo come ci siamo arrivati velocemente: nel 2019 tutti gli anni il comune deve presentare tre CUP dove praticamente va ad indicare tre realizzazioni che vuole eseguire. Nel 2019 avevamo indicato la strada della Moina, quella di Campianchino, il giardino delle scuole elementari e la piazza dei Conti. Campianchino è a posto, i giardini sono a posto, chiaramente manca la piazza, però due opere sono sicuramente importantissime e permettono alla cittadinanza di Carpegna di vivere meglio, ai turisti che vengono qua di vivere un'estate con eventi che chiaramente allietano la loro casa. Ringrazio anche la ditta Pretelli Francesco, che è la affidataria dei lavori e che io mi sento di ringraziare perché ha rispettato i tempi di consegna, sono stati velocissimi, e quindi oggi l'andiamo a inaugurare e l'andiamo a fruire per la prima volta. Grazie a tutte queste persone che ci hanno lavorato. Poi ci tengo a fare un altro ringraziamento a tutti i volontari invece che ci hanno permesso sistemare le aiuole, di sistemare l'interno, che ci hanno permesso di presentare il giardino di mezzanotte e questa struttura nel miglior dei modi. Grazie a tutti i volontari. E due parole a Guido. Grazie. Da un applauso al sindaco. Aggiungo solo due precisazioni per capire. Allora, intanto i progettisti non sono presenti, si scusano, quindi sia l'architetto Travagli che il Ceresini. Allora, la struttura polivalente servirà essenzialmente alla scuola. Vi ricordate il periodo Covid? Si parlava di distanziamento, reazione, quindi spazi per attività didattiche all'aperto, quindi la scuola potrà usufruirne.
E un dettaglio che le maestre ci hanno fatto presente e abbiamo cercato di cogliere è impedire ai bambini di fuoriuscire da quelle due aperture là. Vi ricordate, una volta c'era il muretto? Verrà risolto con due fioriere, al momento assenti, che durante il periodo estivo rimarranno a ridosso del muretto e verranno poi spostate in occasione della ricreazione o durante l'utilizzo scolastico presso i due accessi, in modo da impedire la fuoriuscita. L'altra osservazione e precisazione che volevo fare è la pista da ballo. Molti dicono però con questo pavimento così ruvido non si può ballare. Effettivamente non è previsto ballare su questo pavimento, sarebbe impossibile, ma la scelta è stata dettata dalla normativa, essendo una struttura all'aperto per attività pubbliche deve avere un pavimento antiscivolo, quindi una classe di ruvidità per legge obbligatoria che abbiamo dovuto rispettare. Tempo fa con la vecchia pavimentazione una signora è scivolata, ha chiesto il risarcimento al comune, tanto per intenderci. Quindi il motivo per cui non si potrà ballare direttamente qui è questo. Andrà risolto con una pedana e una pista da ballo per le tante iniziative e manifestazioni musicali che si terranno. E un altro dettaglio, particolarità che non si vede, ma qui sotto abbiamo interrato anche una cisterna per la raccolta delle acque piovane, quindi sia dal tetto della scuola che di questa struttura. Le acque piovane confluiscono nella cisterna e verranno riutilizzate per l'impianto di irrigazione del pavimento, quindi anche un occhio al risparmio energetico e all'ecologia. Sulla questione architettonica, purtroppo non c'è l'architetto, però un dettaglio dei due pilastri separati piuttosto che il pilastro unico che snellisce e ingentilisce la scrittura, sono dettagli ma vanno notati. Questo vestito che lo rende quindi permeabile ma allo stesso tempo lo crea un ambiente riservato che dialoga con via Raffaello, che nelle intenzioni di rendere pedonale e utilizzabile insieme questa struttura fanno di questo spazio uno spazio fruibile per le tante manifestazioni che fortunatamente a Carpegna ci sono, a partire dalla festa del prosciutto, le tante manifestazioni sportive, le Vespa Day, il paese insomma è molto vivace. Ma anche come diceva Mirko, mercatini invernali o mercatini estivi si presta molto bene. Tra l'altro inserirlo in questo contesto non era semplice, si è pensato anche di fare quel taglio, come vedete, quel vetro centrale per alleggerire un po' la struttura. E questa sera, se avrete voglia di fare un giro, la illumineremo. L'effetto luce che dal basso va verso l'alto crea un effetto lampada, quindi la luce dal basso verso l'alto diffusa da quel vetro è piuttosto suggestivo. Quindi ci sembra che il risultato sia buono, grazie al contributo di tutti. La consegniamo ai cittadini insieme a tutto il resto, quindi abbiamo completato questo spazio. Quando inauguriamo questo mi raccomandai di fare attenzione e di tenerlo al meglio. Purtroppo non sempre è stato così. Ad esempio un faretto che illumina le piante è sparito, e qualche piccolo atto vandalico, diciamo non un'attenzione particolare, è stata tenuta. Quindi la raccomandazione che rinnoviamo a tutti i bambini, tutti i genitori e ognuno di noi, di avere cura di questi spazi, il giardino di mezzanotte e tutti quelli che avremo, perché è difficile farli, realizzarli, ma è ancora più importante mantenerli efficienti. Mi ricordano che oltre a questo intervento non si vede, ma abbiamo realizzato anche l'impianto d'ascensore che collega dal piano seminterrato alla copertura, quindi rientra nello stesso finanziamento. Grazie a tutti, a questo punto buon divertimento. Oggi è una giornata bellissima, siamo l'11 maggio 2024 e abbiamo inaugurato qui a Carpegna come amministrazione comunale due strutture importantissime per il turismo, per il divertimento, per la cultura, per la scuola. Qui siamo nella struttura al coperto di questa aula aperta, al cielo aperto nei giardini della scuola primaria, un intervento molto bello che è strutturale, quindi siamo contentissimi e soddisfattissimi. E poi abbiamo inaugurato finalmente il giardino di mezzanotte con uno spazio
dove tanti, per tanti anni sono state fatte bellissime iniziative, concerti, conferenze, proiezioni di film. È un angolo bellissimo nel centro del paese, molto intimo e romantico, si chiama il Giardino di Mezzanotte, per ricordare l'avvocato Mezzanotte che ce l'ha regalato alla comunità di Carpegna, ma anche perché Mezzanotte vuol dire uno spazio intimo, uno spazio raccolto. Andate a vederlo perché è spettacolare, è uno studio di Cagli più il nostro architetto Andrea Brisicotti, tutta la nostra squadra che ci ha lavorato. È stata riaperta finalmente la geoteca della Vallata del Carpegna, un posto importante realizzato anni fa da Simone Pace, da Elvira Filanti, da il professor Vittorio Lombardi e dall'ex sindaco Angelo Frangioni. Una giornata molto bella, in occasione di due infrastrutture per tutti, per la scuola, per il turismo, per far crescere Carpegna ancora di più.